Ma questo è niente, perché oggi è cambiato pure il modo, grazie, è cambiato il modo, i ragazzi non parlano più, parlano col linguaggio di internet. Cioè mia figlia a casa con me non c'è più una comunicazione tra me e lei. Lei quando entra mi dice ma buonasera, mica mi chiamo papi, papà, no, ehi tu, e trasa a casa, mi dice ma buonasera, apro la porta, ciao, che? Matti, sta a Matti, dai, lei che dice buonasera, smetto il computer, io vado là, faccio un hamburger in cucina. E mi chiede, papi, che? Vieni, cavoli, che succede? Il compito non funziona. Nunzio, chi è Nunzio? Non capisci mia figlia, ma come va? Così come per mia figlia, come con gli sms, gli abbreviativi, come voi, cazzo voi, c'è sto cazzo nero. Così come per mia figlia, lascia a te, non te sei, frega a me, me che c'è? Ci manca la platinia e tre seghea, ma fatta la Francia. Parla giapponese. Con questi sms mi abbreviati, l'altro giorno stavo uscendo di casa, dice, pa, io mi scendo pochi giorni, di alla macca, camotò. E dico, arriva tu, sei Leonardo, cazzo va. Perché già fa male, papi, il compito non funziona. Chi è che non funziona? Non funziona, che succede? Non trovo più la chiave d'accesso. Tu, sta attaccata alla porta la chiave d'accesso, che cazzo dici? Ma no, la chiave d'accesso, la vedi che sei fuori, papi? Papi, tu sei vecchio. Tu sei Flintstone, e tu che sei Adam, sclama. Papi smettila, papi stai passeggiando sui marroni con i tacchi a spillo. Scusi, ma che ti sei bucato la candeggina oggi? Ma ci vuoi da me? Che cosa vuoi? Papi basta, hai visto le mie ami? Chi è? Le mie amiche, le mie ami? La marci con la Franci? Dice la marcia della Francia. La Marsigliese. Ma no, papi, la Marci, la Marcella, la Franci, la Francesca. Le hai viste? Dico, no. E la Cri? Che ti sei cagata addosso? Papi. Ma no, papi, cavolo. La Cri. Ha telefonato la Cri. Sì, Carmela, la Croce Rossa ha chiamato oggi. Ma no, papi, ma che Croce Rossa? Vedi che sei vecchio, sei Flintstone. La Cri, la Cristina ha chiamato? No. Ah, no. E la Manu? Ti ha detto qualcosa la Manu? Che cazzo mi ha detto la Manu a me? Papi, ci sei? Ce la fai? Se connesso! Ci sei? Come mai? Ce la fai? Se connesso! Come mai? Papi, ci sei? Ce la fai? Ce la fai? Se connesso! Papi, ci sei? Parla in un modo strano. Dico, Raffaella, quando vai giù, papà, prima che esci, papi, ho da fare, ho i minuti contati, va bene? E poi ricordati, ti avviso, mi stai intasando il tubo del vaffa. Scusi, che? Papi, mi stai intasando il tubo del vaffa. Dico, Raffi, mi sta partendo un idraulico liquido. Come lo fa? Quando esci, vai giù, butta l'immondizia. Io? Limmo? E nei DF, cioè, mi parla con i punteggiati, dagli sms, mi passa i punti come spara, tre lettere a cazzo, poi non so che cazzo dice. Papi, NDF, cioè, niente da fare. E tu, RDS? Dico, no, io, Radio Mario, niente tanto. Papi, RDS, no la radio, RDS, resti da solo. Vatti, la butto in immondizia, vatti, basta che te ne vada qua. Si arrabbia, tu ce l'hai con me. Se ne va in cameretta, si stende sul lettino con l'iPod Vasco Rossi, arrabbiata, squilla il campanello della porta, a me, che fa così. Apro, chi c'è? Ho fidanzato, che io non ho il piacere di conoscere. Non l'ho mai visto, un sbadacchiato 207, secco come un'acciuga. Capelli rasati ai lati, una cresta fucsia. Sembrava un fagiano in calore, sembrava. Tanto è vero che dico, fratello, qua sta scritto campagna, però può li vendere più nazi.
ma che una tracotanza e un'arroganza da togliermi le mazzate dalle mani. Papi. Oh, what are you, che mi fa? Che mi fa? Che mi fa? E che mi fa? Ma fai schifo, che mi fa? Ma cazzo sì, Nix fai, da dove? Lo sai che tua figlia c'ha una bella carrozzeria? Ah, non sapevo. E poi? E anche due belle sospensioni. Senti, fratello, se gli alzi il cofano, ti tagli la marmitta. Papi, a quello che... Madonna, gli ho tirato una cannalata qua, perché mi ero ingazzato. Gli ho dato uno schiaffone, una sberla qua, l'ho messa a terra. Raffaele è venuta, che vedo Raffaele, quando si incazza, va a ritroso, vedo un fidanzato. Papi, ma che cazzo fai? Dove cazzo vai a Barretti, da qua? Ma non è mio fida! Chi è? Il mio muro! Chi è? Chi è che muro? Lui è il mio raga! Ci facciamo! Che? Stiamo insieme, ma gli ha dato una sberla! Una sberla! Quel dunque nada! Lo prende! Sto qua a prendere mia figlia, a mezzo indondito, davanti a me, ma guarda! Bacia mia figlia a casa mia! Ma non è che la baci, gli fa la gastroscopia! Ma. Gli tira fuori il sondino gastrico del capitano Green. Dice, ma c'è sta... E se papi 10 minuti, davanti a me. E dico io, beh, quando è finito il primo tempo passi i popcorn, eh? Che vogliamo fare? Papi, oggi è il mio comple. Oggi è il mio compleanno. Non mi hai fatto neanche gli agu. Mi fai un rega? Vuoi un regalo? Cosa vorresti? Oggi va tanto di moda il viola. Mi fai qualcosa di viola? Sì papà, vieni qua, siedi qua, eh. Come lo vuoi, così o così, alla melanzana te lo faccio. Dai papi, non scherzare, che palizzare per maggiana, papi. Viola, io voglio i jeans così. Cioè, i jeans così. A pelo di patata. Vuoi i jeans a pelo di patata? Sì, il modello Grignani di Raserola Iuola. Stai proprio scemo. Vabbè, andiamo a comprare, dove sta zigging? In un negozio che dico io, andiamo, ci mettiamo dalla macchina, io porto la macchina a Raffi di fianco, dietro Stank, che mi puliva la cappotto con quella. Infatti gli dico, Stank, quando torniamo, ti metti in alza e ti la botto per abbrezza. Andiamo a comprare sti jeans, mi fa entrare in un negozio che è una schifenzarina, è l'ultimo negozio, sembra la cantina del mostro di Milwaukee. A terra scarafaggio tu ragnatele, madonna ragni, io mi sono fermato all'inizio del negozio, questa entra dentro, papi, hai visto che negozio cool, eh? È bel cool, sì, è troppo cool, fancool, eh? No, di che bel, è trash, eh? Che aria glamour, vedi, è tutto bello. È bello, è troppo forte, guarda, i jeans, signore, tutto strazzato, tutto fattuto, sono merduse, sono scheletra, madonna che scafanzaria. Dice, papi, sono queste, me li compri? Lo faccio così mia figlia, me li compri, papi? Sì, sì, te li compri, aspetta. Fanno vedere un cartellino di un prezzo. Che a Milano i chiesi, i jeans costi, di un cartellino di un prezzo, signore. Avete preso un 3-7. Esce prima un 3. Poi un 2, 32 euro e poi. Ma tu! Sono 325 euro che mi è venuto un principio di Parkinson, così. Ho girato la testa nella vetrina, ho visto Padre Pio che mi diceva, ciao Pino! Madonna, tremavo così tanto, tremavo, che sull'iPhone si è scaricata l'applicazione iLinfart. Questo è bello, facciate un applauso, dai, questo è guai, qua. Papi, che cos'hai? Che cos'hai? Ti senti poco bene? No, papà, quella è una fitta. Ma passa. Non è una fitta, sono le bestemmie del banco, ma ti do portafoglio. 325 euro, una condata, e glielo comprerò che le voglio bene. Poi c'è l'altro mio figlio, che si sembra attaccato qua, vedi? A sto coso qua. Un J-Pod della PlayStation, 15 ore al giorno. Ma che cazzo deve? Un ballo San Vino. Io non lo tocco perché ho paura di prendere la trifase. Che cazzo, una cabina elettrica. Ma non sente niente, oh! Un chilo niente, non va neanche a cacare a pisciare, l'ha fatto tu. Sembra un addetto al martello pneumatico, della scavatrice. L'altro giorno eravamo a tavola, io e mia moglie, le 2:30, finito di mangiare, la tavola stavamo quasi dismessa, e vedo che mio figlio non c'è, stava giocando alla PlayStation. Dico, dov'è tuo figlio? Sta giocando alla PlayStation, va a chiamare.
mi metto l'abito di Bucky Camparas, richiudo la biografia di Gandhi che stavo leggendo, mi avvolgo nella bandiera della pace e con l'immaginetta di Suor Germana in mano apro la porta ed adeguatamente gli dico: sono in tre, una magna! Lui: shh, papi, sto giocando alla play. Voi scemo, fino a mangiamo, voi. Fino a mangiamo, voi, lo prendo una gamba, fino a mangiamo, mannaggiate, sono i tre. Si siede a tavola, mica guarda la PlayStation, no. Guarda là, guarda. Non mica guarda il piatto, guarda la PlayStation. Oh, scemo, a voi flash sta cosa, no? Hai 22 anni, tu non la fai. La vuoi buttare sta porcheria? Vuoi pensare a un lavoro, no? Lui dice: sì, papà, hai ragione. Basta con la PlayStation. Oh, voglio diventare maturo. Bravo! Voglio trovarmi una fatica. Bravo! Accattami la console lui. Gliel'ho comprata, gliel'ho montata. Mi sono fatto un mazzo così per montare il mega screen, la console, tutti i fili, prese scarte. L'ho messa bella tutta là. Dopo tre giorni che l'avevo montata, che era funzionante, era attiva, entriamo io e mia moglie con 15 borse dalla spesa a casa. E vediamo sto scemo di mio figlio, innanzi a sta cosa. Mia moglie dice: chiamiamo il 118. Un 118, c'è un esorcista qui. No, voi scemo, che ti fate? Una cano con ciobala. Ma che stai facendo? Zitto, papà, sto giocando. La console. Sto giocando a tennis. Non vedi la racchetta? C'è la racchetta, tu sai. Tu vedi la racchetta? No, non vedo un cazzo niente. Ma questo è sta racchetta? Papi, non la vedi perché è virtuale? Ah, cavoli. Dai, ho vinto un game. Papi, la racchetta non la vedi perché è virtuale, l'hai capito? Dai, sganciami 100 euro. Figlio, che te stanno sul tavolo. Ma non li vedo, e sono virtuale, figlio mio. Mio figlio ha un metodo di comunicazione diverso da tutti gli altri. Oggi i ragazzi non parlano più, non parlano più con i genitori. Dobbiamo insegnare ai nostri figli, va bene, avere la cortesia di dire: sì, voi siete molto fortunati a stare davanti, a vivere. Noi non avevamo i computer, voi ragazzi siete fortunatissimi, avete i computer a casa, ma immaginate che bella cosa che avete. Avete il mondo lì, avete il mondo a casa vostra, però diteglielo ai vostri figli che sono sempre tristemente soli davanti a un pezzo di vetro e non c'è comunicazione, ragazzi. Altro che il mondo è fuori, e abbracciare gli amici, guardare la gente negli occhi e andare a bere una birra, dare un bacio a una ragazza, non mandargli le faccine. Questo dobbiamo insegnare a tutti i figli. Mio figlio con me non parla, mi fa gli slogan, slogheggia. Così come mio figlio mica dice: ciao papà, come stai? No, papi, cretino, impiccati al camino. Papi, orifizio, vattene all'ospizio. Orifizio, vattene all'ospizio. Stavo facendo l'hamburger in cucina, lui stava giù, a marmaglia, vinto guaglione, bevuti con i motorini. Ma così bevuti che al posto del casco avevano i fusti di 5 litri di birra. Aspetta, io sentivo questo facevo, ma saranno i muratori sopra. Facevano, a un certo punto parte un coro forte, sento proprio la voce sua, proprio quella qua. Il mio genitore si può sapere quando cazzo morì. Ma stai scemo, ma stai? Ma i muratori non so, non è che si abbassa. Apro la finestra del balcone, sta giusto, scemo, appena vedi. Siamo spazio, Robby Marani! E tutti come, oh papi, Robby Marani! E l'amico mi poteva, oh mi malo! Sgomano! I figli dei condomini che hanno sentito lo slogheggio, che sono gemellati con lui, appena mi hanno visto, mi sono messo con devi morire! Non devi morire! Volevo la morta mia, questi ragazzi, domani devi andare a scuola, Robby! Torno quando che mi pare, vecchio mio non aspettare. E l'amico, torna quando il sole appare, vecchio vai a riposare. La folla a me. Io gli riposare, no, il riposo te lo do io in eterno.
ma va a pigliare un clic, va a pigliare un clic, sì, ma veramente sta andando a prendere il clic, perché proprio mi aveva un cazzo di fronte. Mi dice, papi, vieni qua, che c'è? A cosa fa? Con i fiori in mano, i crisantemi, il lutto al braccio, oh lele, oh la la, sbrigati a morire, ci serve l'eredità, l'eredità. Guardate chi l'eredità qua? Aspetta che va a pigliare un clic, te la chiediamo a fronte. Papi, vieni qua. Con la mano, li giro, non mi dà il tempo di andare a prendere il click, che io devo guardare il loro film. Tutti con le vanghe, con i badili in mano a scavare in due giardini. Facciamo un buco profondo per quando vai all'altro mondo. 7 metri su per giù e da sta fossa non esci più. Allora che è successo? Io che mi sono adeguato allo sgoccio. Che mi sono adeguato allo sgoccheggio e dal balcone che ho fatto io un coro a lui con tutti i nonni in pensione. Scendo le scale e vengo da te e ti piglia calci in culo a 3 a 3.